Sulla tabella di marcia e quindi è inutile aspettare oltre. Sono Lucio Pinetti, presidente di Confida, l'Associazione Italiana di Distribuzione Automatica e di Venditalia, quindi della società che gestisce e organizza questa manifestazione a cui tutti noi stiamo partecipando. Io in questa conferenza stampa di apertura della manifestazione mi limiterò ora sostanzialmente a darvi il benvenuto, a darvi qualche informazione sull'evento e vi riservo invece al termine degli interessanti interventi che ci saranno da parte dei nostri ospiti che vi presento, Alessandro Fischetti alla mia sinistra di Linus con cui Confida collabora unitamente ad altre società rispetto all'analisi del nostro comparto. In particolare altre società, le cito così non faccio torto a nessuno, con piacere Accenture che è con cui abbiamo una collaborazione storica e Trade Lab con cui abbiamo una collaborazione più recente, su chiaramente ognuno senza sovrapposizioni su ambiti specifici, ma tutte le attività che conduciamo le conduciamo con grande soddisfazione, perché una delle cose che è alla base della strategia dell'associazione è che la diffusione della conoscenza è uno degli strumenti più potenti per crescere. La trasparenza è uno degli strumenti più potenti per crescere. I numeri non ce li produciamo da soli, ma ci affidiamo a società che sono esperte in questo e crediamo che da questo sia noi che tutti, come si dice, gli stakeholder che al vending in qualche modo sono legati, possono trarre informazioni utili per avvicinarsi a questo settore. Dopo l'intervento di Alessandro ci sarà un intervento di Claudio Picci, che è un nostro consigliere, oltre a un noto torrefattore, una delle più importanti aziende che opera nel settore della distribuzione automatica ormai da decenni. A lui è stato chiesto, e grazie per aver accettato, di raccontarvi in poche parole qual è stata la scelta dell'associazione rispetto alla vicinanza del consumatore. La scelta è stata quella di spingersi senza remore verso la qualità, ma di farlo in un modo estremamente netto. E quando dico estremamente netto vuol dire che di qualità non ne parliamo dal punto di vista dell'advertising e della comunicazione, ma lo facciamo sotto i più rigidi criteri della certificazione. L'abbiamo fatto per quanto concerne il servizio, Claudio ce ne parlerà, e proprio di recente, questa è notizia freschissima, abbiamo invece lanciato una certificazione di prodotto sul caffè. Io credo che siamo gli unici, perché non ne ho notizie di altri comparti, perché mettere insieme dei torrefattori e quindi convincere loro che oltre al brand, cioè il caffè espresso è un'arte, non è una tecnica. E quindi certificare gli standard qualitativi minimi su qualcosa che è un'arte è veramente complicato da accettare. Noi l'abbiamo fatto e questo credo che sia un salto gigantesco in avanti per il vending, perché adesso quando si prenderà un caffè vending certificato si saprà esattamente quali sono i parametri qualitativi minimi della miscela che viene utilizzato. E credo che questa sia una svolta storica. Ti ho bruciato l'intervento, Claudio. Interverrà per ultimo Paolo Borgio, che è l'alter ego di Venditalia, nel senso che Fiera Milano è partner da sempre per quanto riguarda la nostra manifestazione qui a Milano. Oltre ad essere un amico personale, e anche, se non lo spero, grazie, oltre ad essere un amico personale, è anche l'organizzatore di Tutto Food, e come nei migliori casi anche questo credo sia nato quasi distinto e perdonatemi la ripetizione casualmente, ma proprio nei giorni passati abbiamo deciso di attivare una sinergia tra Tutto Food e Venditalia per lanciare un'edizione straordinaria del 2015 nella settimana di apertura di Expo 2015, quindi dell'Esposizione Universale. Questa è stata un'occasione straordinaria per Venditalia, grazie Paolo per averci dato questa opportunità. Perché ci darà modo, come vi dirò dopo, di presentare il vending all'interno dei temi di Expo in un contesto che è di grandissimo prestigio come quello di Tutto Food.
programma della giornata. Vado invece a presentarvi la manifestazione in modo molto 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 rapido, riservandomi poi, come vi ho detto, in conclusione della conferenza, di darvi invece qualche notazione più, se volete, politica sul settore, sull'andamento, sulla congiuntura, eccetera. Venditalia ancora una volta è una manifestazione di grandissimo successo, non so se avete avuto già modo di girare per i padiglioni, ma basta passeggiare. È una edizione straordinaria di successo perché l'organizza la Confida. Ora non voglio autoincensarmi, ma intendo dire perché è l'associazione il cuore pulsante della manifestazione, e l'associazione è tutto in testa meno quello di massimizzare gli utili. L'associazione è in testa di massimizzare il comparto, di promuovere il nostro settore, quindi tutti gli sforzi che noi compiamo sono sforzi compiuti verso la migliore soddisfazione dei nostri utenti, che sono i visitatori di Venditalia, alcuni dei quali associati ma moltissimi internazionali, e dei nostri associati che invece espongono. Allora invece non è solo bella perché ci lavora Confida dal punto di vista organizzativo, poi qui c'è un team dell'associazione che è dedicato a questo e che poi ringrazieremo, ma anche perché le imprese che investono su Venditalia realizzano degli stand meravigliosi. Io li ho visti ieri mentre stendevamo la moquette coraggiosa color verde cedro, che secondo me esalta molto i singoli stand. Vedete che nessuno si risparmia a Venditalia, che le imprese, nonostante, e lo vedremo nei numeri, stiamo parlando di anni che sono complicatissimi, comunque stanno continuando a investire non soltanto nel settore ma anche nelle manifestazioni esse collegate. Quindi davvero un grandissimo ringraziamento alle aziende. E nonostante, noi abbiamo cercato anche di stringerla, perché questa edizione in Italia, già da 2 anni, abbiamo deciso di farla più piccola, proprio nell'ottica di quello che vi dicevo prima, cioè l'associazione non interessa vendere più spazi possibili, a noi interessa che siano calibrati gli spazi rispetto al risultato che si può ottenere. Noi abbiamo cercato di ridurre il padiglione, siamo riusciti a finire la manifestazione ancora con praticamente gli stessi metri quadri, quindi abbiamo dovuto stringere i corridoi, e una manifestazione che si è chiusa con tutto esaurito già diversi giorni prima della manifestazione. Qualche dato, credo che siano 16 più 10, 26 mila metri quadri, 27 mila metri quadri circa di area espositiva, compreso il collegamento tra il padiglione 2 e il padiglione 4, erano 30.000 quelli l'anno scorso, però rispetto ai metri quadri venduti in realtà siamo rimasti praticamente nello stesso, agli stessi livelli. Abbiamo sacrificato molto lo stand dell'area associativa, che l'anno scorso era di 960 metri, quest'anno è di 200, perché anche lì aveva abbastanza poco senso che fosse una piazza d'armi, e quindi tolta l'area istituzionale, l'area puramente commerciale di fatto è rimasta immutata. Abbiamo ancora una straordinaria partecipazione degli esteri, abbiamo circa il 20% di espositori che sono espositori esteri, che occupano circa il 10% dell'area, e questo è estremamente importante. E abbiamo ancora nel 2014 il 25% di nuovi espositori a Venditalia, quindi comunque una manifestazione che attrae. Va detto che Venditalia è una manifestazione che è in piena controtendenza rispetto, ora ci sono anche dei colleghi internazionali che saluto, è in piena controtendenza rispetto alle manifestazioni di settore europee, alle altre manifestazioni europee. Credo che la più grossa dopo la nostra sia un terzo dei metri quadri di Venditalia, e più o meno tutte sono in uno stato di sofferenza, ma non soltanto, anche strategica, non soltanto espositiva, che ancor più dà risalto alla nostra manifestazione. Questo ci carica di responsabilità, non ci deve dare solo soddisfazione, e crediamo di poter portare avanti questa manifestazione ancora con successo per noi, per il nostro comparto, per il paese e per il quartiere fieristico che ci ospita. Riservandomi alle conclusioni di aggiungervi qualcos'altro, vi ringrazio ancora per essere qui con noi e passerei invece sulle questioni di concetto la parola ad Alessandro Fischetti di Linus. Grazie a voi. Aiuto, credo che c'è già un problemino con il
Facciamo le lingue cinesi. E non funziona il mouse, quindi non riesco a aprire la presentazione. Grazie a Lucio per la presentazione. Sono Alessandro Fischetti, come è stato ampiamente detto, responsabile di Linus, una società che ormai dal 2010 segue l'osservatorio Confida, che di fatto punta ad analizzare tutte quelle che sono le informazioni che via via i gestori, le aziende che partecipano al gruppo depositano presso le Camere di Commercio e li analizza, producendo poi appunto delle analisi che sono utili fondamentalmente per voi, per tutti coloro che in qualche modo hanno un interesse nei confronti del settore. E quest'anno abbiamo aggiunto una serie di cose. Ci sembra che l'anno scorso ci eravamo tra virgolette invitati all'elenco delle società di capitali. Quest'anno, come anagrafiche, chiaramente non come dati di bilancio perché è impossibile dato che non si tratta di dati pubblici, abbiamo incluso anche le anagrafiche appunto delle società di persone. Quindi siamo in grado oggi di mappare circa 150 operatori che hanno dichiarato presso le Camere di Commercio e poi appunto, è stato verificato presso l'associazione, che svolgono in via prevalente l'attività di gestione. Andando al focus dell'incontro di oggi, noi oggi vogliamo provare a motivare il perché abbiamo appunto in collaborazione con Accenture ipotizzato quelli che sono stati i dati di chiusura del 2013. È chiaramente un lavoro fatto utilizzando fonti diverse, da una parte appunto la base dati dei bilanci laddove disponibili, dall'altra parte il lavoro che è stato portato avanti da Accenture, che è andato molto più all'interno dell'analisi delle dinamiche reali, dei consumi, della divisione tra le diverse tipologie di utilizzo e quant'altro. Il titolo in qualche modo sintetizza questo breve intervento, perché di fatto nel sottotitolo in realtà c'è scritto un po' quello che poi sarà lo sviluppo del contenuto delle 4-5 slide che andremo a vedere insieme. C'è un settore che comunque continua a crescere nonostante la crisi, cresce più in media di altri settori e continua a investire, lo vedremo poi attraverso dei supporti, e altro elemento molto molto importante, crea occupazione. Grande assente, no, se vogliamo, in questo contesto, sembrerebbe dai dati di bilancio, ma anche dalle interviste, dai confronti fatti con molti di voi, sembrerebbe che il grande assente sia proprio il sistema bancario, che in qualche modo crede poco al settore nel suo insieme e in realtà fa fatica, come in altri settori per carità, a guardare le singole imprese come singole entità e fare dei ragionamenti che siano molto più puntuali e molto più adatti a un settore che ha all'interno dei player che possono sicuramente crescere laddove supportati opportunamente. Una carrellata molto rapida, perché molti di questi temi magari l'avete già visti e comunque appunto vale la pena semplicemente passarci sopra. È un settore fondamentalmente molto presente in tutto il territorio nazionale, ogni puntino che vede sulla cartina geografica rappresenta una sede, una ragione sociale di un'impresa. Il fatto che ce ne siano tanti e che poi il mercato complessivamente valga tra il 2002 e il 2004, poi in funzione di alcune riflessioni, indica un elemento importante, cioè che è un mercato fatto da piccoli operatori. Lo vedremo tra un attimo, ci sono 7-8 gestioni che fanno la gran parte del mercato, il resto è composto da circa 6-700 società di capitali e 4-500 società di persone che fanno, ripeto, l'attività di gestione come attività prevalente. L'altra caratteristica interessante è che tutte queste gestioni hanno avuto una performance positiva, no? O la maggior parte di queste gestioni hanno avuto una performance positiva in termini di crescita del volume d'affari, crescita dei ricavi. Sapete bene che i ricavi di fatto sono dati dai volumi, cioè quante volte è stato utilizzato un determinato prodotto o servizio moltiplicato per i prezzi. Poi magari è stato già detto che probabilmente quest'anno l'incremento di circa 1-2% del settore è dovuto ad un effetto combinato di incremento dei prezzi, no? E modifica anche un po' del mix in termini di consumi. Però di fatto è un settore che continua ad andare avanti e continua a crescere. Indebitamento, questo è molto legato, questo aspetto, a un po' quello che è l'atteggiamento generale chiaramente del sistema bancario, cioè l'indebitamento è sceso.
E questo può significare, può dare un messaggio positivo, cioè che il sistema è stato in grado di ripagare i propri debiti, no? Quindi chiaramente se ho ripagato il mio debito e non l'ho sostituito con nuova finanza, è chiaro che complessivamente l'indebitamento scende. Dall'altra parte potrebbe essere anche un indicatore del fatto che un po' il sistema bancario ha, no, si è messo un po' in barca, non ha contribuito ulteriormente allo sviluppo magari dando nuova finanza. Chiaramente a livello aggregato questa informazione dà un certo tipo di messaggio, ripeto, abbiamo verificato sul territorio che poi nei singoli casi ci sono molte realtà di imprese ottime da un punto di vista dei numeri e del potenziale che hanno, che continuano a far fatica, ripeto, a interloquire col sistema ad avere il supporto che meriterebbero. Questo è ancora più, tra virgolette, anomalo, se consideriamo il fatto che anche applicando quelli che sono i sistemi di valutazione, no, del rischio dell'intero settore delle singole imprese, viene fuori uno scenario assolutamente positivo, al di là del significato dei singoli numerelli, diciamo che il colore verde vuol dire va bene, va tutto a posto, e vediamo che oltre il 50% delle gestioni continuano ad avere un rating assolutamente positivo. Sono soggetti appetibili sia per comunque, diciamo, interlocutore esterno, sia esso investitore piuttosto che sistema bancario. Su questo abbiamo già accennato, fondamentalmente come vedete circa il 60-70% delle imprese, anzi sommando le prime tre colonne vediamo che di fatto il 99% delle imprese hanno fatturato sotto i 25 milioni. Un 60% delle imprese ha un fatturato addirittura inferiore al milione, 60% rispetto al 2005, quindi stiamo parlando di circa 600-700 imprese che sono molto piccole. Mentre diciamo viceversa abbiamo visto che il 40% dell'intero mercato è concentrato su appunto 8 gestioni che hanno una sede legale nel centro nord, che sono quelle che sicuramente tutti voi ricordano. Performance, questo non bisogna soltanto crescere ma anche generare ricchezza, no? E anche andando a guardare le singole imprese abbiamo verificato che tutte queste imprese, o la maggior parte di queste imprese, oltre a crescere, hanno appunto anche incrementato la ricchezza, cioè sono riusciti a gestire la propria attività generando ricavi superiori ai propri costi. Dato sull'occupazione, questo è un dato stimato su cui stiamo facendo ancora delle verifiche, però di fatto sembrerebbe che anche nel 2013 il trend occupazionale sia positivo, anche perché è aumentata la spesa per costo del personale di tutte queste imprese. Facendo dei conti rispetto a quello che è stato questo incremento, verrebbe fuori che c'è un incremento delle teste, chiaramente è un saldo purtroppo, quindi chiaramente ci può essere l'azienda o la realtà del settore della geografica che ha ridotto l'occupazione, però complessivamente il numero di occupati del settore è stato ulteriormente in crescita. Ed è un settore, per chiudere, che questo è in fase di continuo sviluppo, no? Anche prima magari mentre si aspettava si continuano a sentire delle storie di investimenti, di volontà di andare ulteriormente avanti, quindi generalmente l'impresa che investe lo fa perché ha delle prospettive positive e rosee per il futuro, e quindi questo lascia pensare che ci dovremmo aspettare dei risultati ancora migliori in un prossimo futuro. Quest'anno abbiamo aggiunto, e questa è l'ultima tavola, anche diciamo, un focus sui fabbricanti, quello che abbiamo visto fino ad ora appunto riguardava semplicemente soltanto i gestori, e su questo vediamo soltanto delle fotografie con l'idea che poi entro luglio, quando sarà terminato tra virgolette il deposito della maggior parte dei bilanci, e quindi potremo essere un pochettino più specifici, daremo a tutti, distribuiremo quello, diciamo, un'analisi un po' più approfondita, però di fatto abbiamo visto che il mondo dei fabbricanti è andato in maniera diversa, no, rispetto a quello dei gestori. Abbiamo censito 48 imprese, abbiamo visto che la variazione dei ricavi di queste 48 imprese è stata negativa del 6%, è un numero abbastanza alto e abbastanza significativo, indicatore del fatto che sicuramente qualcosa è cambiato rispetto agli anni precedenti. È un mercato sicuramente concentrato, chiaramente calando l'occupazione tutti gli indicatori che sono segnale di un settore che va bene sono anche questi negativi, quindi abbiamo registrato un livello occupazionale tendenzialmente in calo e anche il livello degli investimenti si è un attimino sicuramente rallentato. Sulle conclusioni, ripeto, ce le siamo un po' dette, di fatto come diceva prima Lucio Pinetti, è un settore molto effervescente che va sicuramente bene, continua a crescere, molto concentrato su alcuni piccoli operatori, grandi operatori, ma ci sono tantissimi piccoli che continuano a crescere, continuano a investire.
sembrerebbe appunto che le migliori performance sono su quelle gestioni che riescono ad avere un presidio territoriale molto forte, ecco, a significare che l'aspetto logistico ha un valore importante per poter ottenere un certo tipo di risultati. Grande assente, l'abbiamo detto, il sistema bancario, mentre dall'altra parte il mondo dei fabbricanti sembrerebbe in qualche modo essere andato in controtendenza rispetto a quello che è l'andamento complessivo dei gestori. Io su questo lascerei la parola. Poi se ci sono domande sono ancora qui anche dopo. Grazie, Alessandro, per la parola.